Christmas to me. That's Christmas to me. That's Christmas to me. That's Christmas to me. Picking out the leaves on the crooked Christmas trees. That's Christmas to me. That's Christmas to me. Good old time with my family. We got chestnuts slowly roasting to the voice of Nat King Cole. And when you're not really looking, I catch you underneath the mistletoe. That's Christmas to me. That's Christmas to me. Adesso volevo sistemare un attimo qui in cucina perché ieri vi ho fatto un tutorial natalizio e poi ho lasciato tutto lì perché poi siamo andati a cena da Ale, una toccata e fuga, perché sapete. Dicevo, abbiamo fatto una toccata e fuga perché alle 22 c'è il coprifuoco, quindi siamo venuti a casa, siamo andati perché Mauro non vedeva Pietro da quando c'è stato quello che c'è stato. Pietro comunque è stato in casa con lei per tutto il mese, quindi niente, siamo andati a Mauro aveva piacere e voglia di vedere Pietro. Io lo vedo tutti i giorni a scuola, ma Mauro aveva piacere, quindi siamo andati da loro, abbiamo cenato con loro, Ale ha fatto la pulita, ma alla fine eravamo solo nei quattro. Allora, stavo dicendo che volevo mettere a posto qui, ma quasi quasi lascio il cartone perché mi è venuto in mente di fare delle cosine per come decorazione. Ho pensato quasi quasi di fare delle decorazioni, adesso poi magari oggi le facciamo insieme. Mi è venuta adesso questa ispirazione vedendo il cartone. Allora, e cosa altro dirvi? Oggi volevo aprire la zucca perché secondo me è il momento, perché ho paura che poi sia da buttare, quindi oggi apriremo la zucca, vediamo, sto pensando di magari fare qualcosa tipo una bella vellutata per pranzo, o vabbè, poi magari la taglio tutta a pezzetti e la congelo, così quando, anche perché è grossa, così almeno quando abbiamo voglia di zucca la tiriamo fuori. Poi volevo fare un'altra cosa, volevo tirare giù l'albero, volevo iniziare a montarlo, volevo iniziare a mettere le luci,
e a mettere decorazioni, praticamente faccio un albero, però non lo accenderò perché io lo accendo l'8 di dicembre, anzi io lo faccio sempre l'8 di dicembre, ma stamattina mi è venuto in mente una cosa, mi è venuto in mente che Mauro domani lavora, quindi non c'è e non può fare l'albero con me. Martedì, che è l'8 dicembre, Mauro è a casa, però mi piacerebbe mettervi già il video, quindi mettere il video già al mattino con l'albero, così è un po' come... mi piace l'idea di pubblicare l'albero l'8 dicembre al mattino sul canale, forse l'avevo fatto anche l'anno scorso, se non sbaglio, me l'avevo pubblicato al mattino, quindi... Faremo oggi l'albero, faremo anche tutte le decorazioni fuori, in giardino, e allora il video dell'albero ve lo metterò l'8 dicembre, invece le decorazioni esterne lo metterò il 9, anche perché sennò viene secondo me un video molto lungo, anche perché voglio concentrarmi bene su ogni decorazione e unirmi anche il vlog, quindi non farò un video solo di decorazioni, quindi suddividerò i video in due. Allora, adesso, ma nel frattempo sto parlando piano perché Mauro dorme, adesso inizio a sistemare qua, lasciando solo il cartone, vado a prendere quello che mi serve su in mansarda, così facciamo questo tutorial, perché pensavo di farlo stamattina, così Mauro dorme, io faccio il tutorial, così oggi faccio tutto quello che devo fare. Due alberelli che io ho realizzato.
personalizzato, ovviamente l'ho fatto con materiale che avevo a casa. Avrei voluto del filo di lana, vi dico la verità, per questo bianco, ma alla fine non l'ho trovato e quindi ho utilizzato questo qua nero che avevo tra le mie cose. Però materiale di recupero, ho utilizzato il bianco, l'ocra e il rosa, con la base dell'albero invece nero. E poi ho realizzato invece questo qui, che è un pochino più semplice, un pochino più classico, diciamo che rispetta un pochino più i miei gusti. E anche qua è semplicissimo, perché voi tagliate un pezzettino di cartone, mettete delle palline, io ho utilizzato queste qui che sono palline che avevo a casa, quindi voi potete utilizzare palline piccoline che avete a casa o più grosse in base alla forma dell'albero che scegliete. E poi queste qua in legno. E alla fine ho messo questo nastro intorno con le stelline più o meno del colore che riprende l'alberello. Potete decidere di fare l'alberello, magari di colorarlo con del verde o colorarlo del colore che volete, e poi attaccate le palline. Quindi queste sono due idee natalizie che potete mettere nel vostro albero, potete mettere magari appoggiate da qualche parte come arredo, o potete magari metterla anche in qualche pacchetto regalo, le andate a appiccicare alla carta per dare quel tocco in più, oppure potete metterlo, magari farne di più e utilizzarli come segnaposto a Natale, ovviamente fatti un pochino più piccoli, che poi l'ospite si può portare a casa come regalo. E basta, questa è l'idea di oggi natalizia. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad, feel it too. Nothing to hide, falling in love. Something, this thing that we got grew stronger each day. We're together all the way. Oh, we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's through this part of the year. We have something in store for us. Time's got the best of me, then it starts to snow in our heart. We both know that we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. Quindi mi sono truccata e allora dicevo, ho tagliato la zucca, come avete visto un po' la congelerò, così almeno la tengo e la faccio quando necessito, quando ci viene voglia la congelo tutte insieme, tanto al massimo se mi servono pochi pezzi la stacco battendola, si stacca.
E poi ne ho messa un po' invece in questo piatto perché Mauro mi ha detto che la vuole fare al forno, stasera voglia di zucca al forno, quindi la faremo al forno. Secondo me questa è troppa, quindi magari un po' la taglio e faccio una vellutata per me per pranzo domani, anche perché io domani sono a casa, domani è martedì, e quindi mi farò magari domani una vellutata di zucca. Allora, come avete visto, l'ho tagliata a tocchetti, ho messo poi olio, sale e gorgonzola tagliato a pezzettini. Ora la vado a mettere in forno. Mauro invece se la sta facendo così al forno con olio, sale, pepe e rosmarino. Quindi due modi diversi. Una è pronta. Allora, questa invece è la mia, avrei dovuto farla bruciacchiare un pochino di più, ma pazienza. Allora, sono qua in bagno perché mi sto per preparare, mi sto per sistemare creme, cremine, mi devo fare anche un bel bagno caldo, prima mi strucco, poi faccio un bel bagno caldo perché ne ho proprio bisogno. Tra l'altro oggi avete visto, ho fatto il vlog, però non ho messo tantissimo perché ho proprio fatto poco, anche su Instagram, sia ieri che oggi mi sono fatta vedere poco, perché comunque sono molto stanca, lavoro tutto il giorno, arrivo a casa, edito il video, giro il video, perché poi finisco di girare il video, e quindi sono cottissima. Oggi ero particolarmente stanca, allora ho voluto proprio allontanarmi dal social e riprendermi un secondo perché necessito. Tra l'altro domani sono a casa, dopodomani uguale, perché poi è l'8, siamo a casa, e quindi ho da fare un bel po' di cose perché devo finire di addobbare, devo fare un po' di cose, però sono comunque a casa e quindi mi alzo con calma, faccio tutto con molta calma. Tra l'altro sono in agitazione perché sta per nascere Adele, dovrebbe nascere Adele, penso a giorni ormai, e sono molto molto agitata perché ogni momento è quello buono, quindi sto perennemente col telefono vicino perché aspetto la chiamata, anche perché gliel'ho detto alla Marti, quando inizi a sentire qualcosa che va in ospedale mi devi mandare un messaggio, o te o Marco mi dovete mandare un messaggio, perché io devo saperlo. Poi, per carità, se è notte, il mattino mi sveglio con una bella foto sul cellulare, ancora
più bello. Comunque mi emoziono solo al pensiero, non vedo l'ora. Adele, ti aspettiamo. Adele, ti aspettiamo. Quindi in questi giorni sono molto agitata e il pensiero è dalla Marti, perché ormai ci siamo e mi dispiace solo che purtroppo non possiamo vedere Adele subito per questo maledetto virus, però spero di vederla presto, presto, ma anche la Marti, cioè mi manca, proprio voglia di abbracciarla, proprio voglia di vederla, cioè comunque Adele, dai, dai, ti aspettiamo. Comunque, adesso vado a farmi un bel bagno caldo, io vi saluto, grazie per essere state insieme a me anche oggi, spero comunque in quel poco che ho fatto di essere riuscita a tenervi compagnia, e anche perché farò un vlog tutti i giorni, ce n'è di materiale da trovare, e vi mando un bacione e ci vediamo poi al prossimo video, ciao!